Bella raga, ciao a tutti dal cubettone veneziano, siamo già in pista, Le Mans, pole position, come dire, di sicuro. Finalmente c'è una bella notizia, una pole position di quelle belle pesanti e sempre bisogna confermarla con una buona prestazione, eh? Vorrei vincere, sarà dura perché, come già in partenza, guardate quante posizioni perdo. Proviamoci. Abbiamo una moto molto inferiore purtroppo. Stiamo attenti. Andiamo pianino. Abbiamo perso però 6 posizioni. Incidente per Taribone West nelle retrovie. Incidente per Taribone. Incredibile, faccio la pole e poi perdo così tanto subito. Buono. Supera Folger. Niente, Folger ti risupera di nuovo. Prova l'internazzo. Vai all'internazzo. Buono. Five place. Dai, comandante, svegliati, ti ho perso tante posizioni in partenza. Capisco che è una moto debole, però. Oh. Il problema è che ho bisogno degli aggiornamenti, soprattutto. Gli aggiornamenti sono fondamentali. Niente, abbiamo perso molto. D'altronde, siamo veramente. È già un miracolo, a mio parere, riuscire a fare la pole position e buoni risultati, perché veramente ho visto. Visto le prestazioni delle moto, veramente c'è una differenza abissale, purtroppo. Ma io, lo sapete, sono un gondolaro, non sono un pro, e neanche ci tengo a esserlo, nel senso. Lo sapete che per me registrare vuol dire giocare, rilassarsi dal lavoro, dai pensieri, insomma, di tutti i giorni, quindi se devo mettermi a fare il pro anche qua, non è più finita. Vabbè, quinti, però sono tutti là, fondamentalmente, si può recuperare tranquillamente, è solo che c'ho base dura. Asia è dura. Giro record del zircone, intanto buon giro record del zirco. Come mai questa stronzata? Giro record di Rabat, l'arrabbiato la fa. Devo stare tranquillo, secondo me è un'occasione per sorpassarli, ce l'avrò. Ci sarà. Devo solo prendermela. Dai, come prendetela? Te la puoi prendere. Tu puoi tutto. È che dopo arrivano le gare favorevoli, non vedo l'ora con tutta onestà per prendere soldi, soprattutto per andare in MotoGP alla grande. Dai, come dai, cazzo, tira sta moto. Questa curva proprio non mi va giù, non capisco perché. Ma se vado meglio in qualifica che in gara, è pazzesco, cioè è una roba paradossale. È tutto molto paradossale. Beh, questa l'ho presa benino, ok, forse recupero qualcosina, buono. Dai che ce la possiamo fare, se li becco uno, li becco tutti. Cioè, quindi dobbiamo indovinare 2-3 curve consecutive. Dai, come bravo, dai che qua forse usciamo un po' velocini, niente da fare, usciamo di merda, altro che. Final lap siamo quinti, che per carità è un brutto risultato, perché va benissimo in realtà. Però c'ho dalla pole, ti fai un po' la bocca, insomma, nel senso che ti viene anche voglia di vincere o comunque di andare a podio. Guarda, la moto impazzita, Crazy Cum. No, non ha proprio il passo dei primi, non c'è nulla da fare. Oh, Cardos, è caduto Cardos. Mi dispiace per il buon Cardos. Dai, come l'ultimo giro, attenta all'impresa. Vediamo se riesco a trovare una curva buona. Sembra dura però, sembra molto, molto dura. Mamma mia, scodate come indiane, sballottamenti come indiani, non va bene. Liu ti supera Morbidelli, ragazzi, questa è una bella notizia. Dai, qualche incidente davanti, dai. Mamma che rischio, se beccavo il cordolo erano cazzi miei, Siamo alla fine, ormai siamo alla fine, il Kume ci prova. Come si prova, ma sa che è durissima.
Dai, forse lo segattusino. Il cume ci prova. Il cume è troppo esterno, troppo esterno. Niente da fare, peccato, ci ho provato, ma è andata male. Vabbè, quinto posto. Pazienza. Va bene. Meglio di un pugno sulle balle. O sulla faccia. Vediamo un po' la classifica se riusciamo almeno a stabilizzarsi sul quinto posto. No, ancora sesti siamo. Vabbè, però vicino. È che lo zircone se ne sta andando. Raga, raga, raga. Brutta, brutta qualifica sotto la pioggia. Si vede che non sono più abituato. Perché era tanto che non c'era la pioggione. E quindi purtroppo sul 17° posto in griglia è ancora bagnata la pista. Non piove, ma è bagnata. E niente, non aspettavo, non è cambiato la livrea perché ero convinto di essere in Catalogna. Fai veramente un comendone rincoglionito. Scusate, Fe. E vabbè, se devo fare una rimonta abbastanza impossibile, però proviamoci. Tanto qua sono entrato la cazzo, che culo, ho beccato l'unico pertugio buono. Ottimo. Abbiamo davanti il maleducato adesso. Andiamo davanti il maleducato. Dai, cazzo, che siamo in casa. La tribù del comendo è carica, comunque è soddisfatta dell'inizio di carriera, perché comunque insomma primo anno in Moto2, già comunque buoni risultati. Sono contento sinceramente. Ho perso la possibilità di vincere ad Aosta, che ce l'ho ancora là. L'incazzatura, però pazienza. Comincia a piovere comunque, anche niente, il proprio weekend è da dimenticare a livello di meteo, quel Mugello. Troppo largo, Kuma, è troppo largo. Vai, vai, vecchio mio, dai. Vecchio cuore come indiano. Vecchio cuore rosso-nero. Occio, mamma mia. Lungo anche Morbidelli, lungo anche il Morbidelli, mamma mia. Che sulla pioggia no, ho fatto pochissime gare, si vede. Non a posizione ma a fatica. Qua sono uscito un po' meglio di Calione. Vola via Veneziano. Veneziano è proprio volato via. Sono stato anche attento perché la prossima è ritiro. Mamma mia, che campionato. Giro record di Zircone. Mamma mia, Fede, queste sono le difficoltà che io sono contento di avere, Fede, continuerò a dire all'infinito. Meglio così che vincere tutte e tutti i perfettini, mamma mia che palle. Cioè, veramente, siamo un po' di pazzia a sto tubo, cazzo. Basta con tutti questi pro gamer. Un po' di vaneggi, Fede. Non prendiamoci sul serio. Siamo il massimo, cerchiamo di impegnarci, però anche se facciamo cagate, pazienza. Ed è per questo che le ragazzette piacevano proprio del cumo, per questo. Proprio il tifo cumendiano. Il tifo cumendiano è diverso dal tifo, diciamo, standard. C'è poco da fare. Ok, però cumo, non fare le troiate, grazie. Dai, ci vuole comunque qualche punto. Non volete fare punti sto campionato, sinceramente. So che è impossibile vincere perché è impossibile con sta moto, cioè solo chi veramente sa giocare bene ce la può fare. Il mio obiettivo è quello di fare punti, impossibile di arrivare magari quinto in campionato, anche quarto, non sarebbe male. Tanto adesso cominciano anche le mie gare favorevoli, vediamo da là si capisce come posso arrivare. E dopo soprattutto far soldi. Se faccio soldi posso finalmente portare a casa, dopo per la MotoGP se mi chiamano. Una moto un po' più competitiva e non partire proprio qui morti, cioè. Questo è l'obiettivo, perché tanto abbiamo capito che nelle classi secondarie ci vuole un po' per vincere, nel senso che preferisco a sto punto, ho fatto 3 anni di esperienza tra due in Moto3 e una in Moto2, adesso mi cazzo in MotoGP il prossimo anno se tutto va bene, se no frego in culo. Però sono sincero, anche che dovessi fare un altro anno in Moto2 non penso di cambiare moto, mi tengo i soldi a sto punto, se no non ha senso. Perché è vero che è bello vincere Moto3 e Moto2, ma è altrettanto vero che se posso vincere più campionati in MotoGP non mi fa schifo l'idea. Dai, ultimo giro, undicesimi, fiori. Un po' di pazienza. Almeno non sono gare monotone, tutte uguali, dai. Scusate, fiori, sono appena tornato dalla corsa e dalla bici, sono desfatto.
E se a volte mi sentite parlare piano, è perché registro tardi. Dopo ho abbastanza cose da fare durante la giornata. E solo la sera posso registrare. Oggi per fortuna ancora presto, insomma. Quindi sono le 10, non è che sia tardissimo. Però quando è mezzanotte così non posso tanto urlare perché sennò i vicini mi spagano. Come giusto che siano i maroni. Ok. Giuro fai quando mi compro la casa mia, ma siccome la compro con veramente i muri insonorizzati, che nessuno mi rompe le belle. Adesso possiamo recuperare un po' di posizioni intanto. Occio, mamma mia. Dai, dai che recuperiamo un po', dai che recuperiamo un po'. Bravo, Kume, bravo, dai, Kume. Dai che quando ti applichi sei bravo. Otta. Mamma che diluvio però, di sport. Sta venendo giù veramente di tutto. Bravo. C'è l'ultima curva un po' pericolosa, questa qua. Speriamo questa. L'ottavo posto dovrebbe essere nostro. Forse anche il settimo, se riusciamo a prendere bene questa chicane qua. Di solito la mia chicane quando ce l'asciutto. Bravo. No! Maledetto sì, ma proprio davanti mi si è messo, porco loro. Se non cadevo, mi pare che potevo finire anche in zona quinto, magari, dai, non di più. E niente, solo lui che la mette le trine più veloce, proviamo a prendere la scia, ma la vedo durissima. Dai, come, provaci, niente da fare, ottavo posto. Vabbè, non male, con una caduta ci può anche stare. Che fatica, però, Fiori, che fatica. Raga, un saluto dal Comenda Veneziano. Nel prossimo video partono le nostre gare, speriamo di fare la prima vittoria in Moto2. Siamo comunque ancora sesti, a meno 8 dal quinto. Ciao!